Pescara, che quest'oggi indossa il completo rosso, maglia bianca con inserti neri e azzurri per l'acqua e sapone Unigross. E si parte. Borruto, primo pallone manovrato da Alexandre Ghiotti per Canal, lancio lungo proprio a cercare Borruto, il primo pallone toccato da Stefano Mammarella, che ha indossato un tutore per diverso tempo. Poi la riabilitazione in palestra, poi in campo agli ordini del preparatore dei portieri dell'Acqua e Sapone Luca Di Eugenio, e rieccolo qui in campo un po' a sorpresa, considerando che Mirko Casassa stava facendo benissimo, ma benissimo ha fatto anche Francesco Puma a dirci che quella fatta da Antonio Ricci non è una scelta dovuta a motivi tecnici, bensì a un problema fisico che ha colpito il numero 17 dell'Acqua e Sapone Unigross. Leggero, Borruto prova ad affrontare Andrei Bordignon, il tocco verso Mauro Canal questa volta è troppo lungo e quindi può manovrare l'Acqua e Sapone con Jonas Pinto, dicevamo uno dei 5 ex di questa partita. Ancora Borruto, prova a girarsi, due avversari su di lui, poi Canal all'indietro, si va da Leggero e poi Capuozzo a cercare la profondità con Ghiotti, l'uscita di Stefano Mammarella, ex compagno di squadra proprio nel Monte Silvano di Alexandre Ghiotti e compagno di squadra in nazionale anche di Luca Leggero in quella magica notte di Anversa di cui oggi ricorre il terzo anniversario. 8 febbraio 2014, Italia campione d'Europa per la seconda volta, oggi 8 febbraio 2017 potrà gioire solo una tra Acqua e Sapone e Pescara. Leggero all'indietro ancora per Ghiotti, completa il ribaltamento da Canal. Ancora Ghiotti, affronta Giulio De Oliveira, prova anche il tunnel Ghiotti, poi resiste alla carica di due avversari, la palla è uscita, secondo il primo arbitro Pezzuto di Lecce, la palla è del Pescara, Jonas la scalcia, si prende anche il rimbrotto sia di Ghiotti che di Leggero, ma anche dello stesso arbitro, arriva anche Mammarella, ma tutto nella norma quando si parla di un derby abruzzese così sentito come quello tra la formazione del presidente Danilo Iannascoli e quella dei presidenti Fiore e Barbarossa. C'è Leggero sul punto di battuta, 1:25 già giocati, 0-0 e 0 tiri in porta. Ci prova adesso Canal, palla che penetra lo stesso, Borruto da terra. La palla rimane lì, ancora Ghiotti, poi ci abbatta il sinistro e sceglie di ripartire da Leggero. A sinistra da Mauro Canal. Ancora Borruto, deve girarsi, arriva la carica alle spalle di De Oliveira, tutto regolare. Poi dovrebbe essere uscito il pallone, non c'è l'indicazione... Non c'è l'indicazione dei falli da parte del secondo arbitro, ovvero Lorenzo Cursi della sezione di Iesi, marchigiano. Le Marche ospiteranno i quarti di finale della Coppa Italia di Serie A il 23 marzo, poi 25 e 26. Per il quinto anno consecutivo si andrà a Pescara al Pala Giovanni Paolo II, dove il Pescara di Fulvio Colini proverà a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno ai danni dell'Asti. Duetto tra Leggero e Mauro Canal, palla troppo lunga per il giocatore cresciuto in Puglia, giocatore di Monopoli che si è affacciato abbastanza tardi al grande calcio a 5 a 26 anni, l'esordio in Serie A con il Putignano, poi dal dicembre del 2012 dopo il Mondiale in Thailandia, il passaggio a Pescara, l'approdo in Abruzzo e ora è uno delle colonne della formazione di Colini. Chiede il triangolo Borruto, poi cenno di assenso con Alexandre Ghiotti, Borruto che si era comunque fermato e quindi pallone in possesso dell'Acqua e Sapone. Jonas, molto alta la pressione del Pescara, si sono studiati sicuramente al video Ricci e Colini, ma si conoscono davvero alla perfezione. Bordignon fa scorrere poi il tocco al centro per Gabriel Lima, arriva la chiusura della difesa pescarese subito a bordo campo da Francesco Puma. Primi cambi da una parte e dall'altra per l'Acqua e Sapone, pronto ad entrare Luca Ian per il Pescara, Mati Rosa. Lima, pallone al centro, arriva in spaccata Antonio Capuozzo a deviare, quindi sarà credo rimessa ancora per l'Acqua e Sapone, ancora Gabriel Lima, il capitano di quella nazionale campione d'Europa, anzi calcio d'angolo per i nerazzurri, tocco al centro, la palla rimane lì, serie di rimpalli, poi il Pescara riesce a uscirne con Ghiotti che prova ad andare in isolamento, la carica alle spalle di De Oliveira, quella davanti a sé di Bordignon, alla fine è costretto a cedere il possesso all'Acqua e Sapone, Mammarella che ha ottimi piedi, questa volta però centra direttamente il collega Antonio Capuozzo, napoletano, cresciuto qui a Napoli, e poi
finito a Pescara quasi per caso nell'anno dello scudetto del Pescara 2014-2015 per l'infortunio di García Pereira. Il Pescara ha dovuto ricorrere al portiere last minute. Intanto Borruto, poi Canal, Mauro Canal, vantaggio Pescara, 3:07, la parata di Mammarella, il tap-in di sinistro di Mauro Canal che va a prendersi il 5 di tutti i compagni in tribuna, e dopo 3:07 si sblocca la finale di questa Winter Cup. Mauro Canal, Acqua e Sapone 0, Pescara 1. Gol numero 9 in stagione per Mauro Canal, il secondo in Winter Cup dopo i 6 in campionato e quello che aveva aperto la Supercoppa del novembre scorso contro il Real Rieti a Teramo. Subito Francesco Puma a bordo campo. E ovviamente c'è qualcosa che non va bene nella difesa dell'Acqua e Sapone, e allora Ricci è pronto a cambiare l'ultimo e in questo momento sta impartendo indicazioni con la lavagnetta tattica a Cannavaro. E dunque Mauro Canal ha sbloccato questa finale di Winter Cup. Mauro Canal, uno dei giocatori più titolati del nostro calcio a 5, sicuramente uno dei più titolati oggi in campo, considerando che ha vinto 15 trofei, di cui 11 con la Luparense e poi 4 con il Pescara, uno scudetto, due supercoppe e una Coppa Italia. Manca soltanto la Winter Cup nella bacheca del club biancazzurro. Winter Cup nata, come detto, 4 stagioni fa, 2 vittorie dell'Asti, una del Real Rieti, oggi o l'Acqua e Sapone o il Pescara, che ha perso la finale 2 anni fa contro l'Asti ai tiri di rigore. Jonas in posta con Bordignon, tornato a dicembre in Abruzzo dopo la breve esperienza con la maglia della Luparense. Bordignon che molto bene aveva fatto lo scorso anno con il Montesilvano di Antonio Ricci, e quando Ricci è tornato ad allenare con l'Acqua e Sapone, tra le richieste fatte al club per il mercato invernale c'era in cima proprio quella di un ultimo centrale difensivo, e Andrei Bordignon era il giocatore ideale per il gioco, per la manovra di Antonio Ricci. Jonas, ribaltamento per Murilo. Lima, è entrato in campo anche Vinicius Duarte e c'è anche Caputo. Adesso Jonas perde malamente palla lanciando il contropiede con Canal, sporca Gabriel Lima, pallone era diretto verso Vinicius Duarte, sfuma una buona potenziale occasione per il Pescara. Jonas cerca Lima che fa scorrere il pallone sotto il piede sinistro per agganciarlo col destro, ottimo il gesto tecnico, ma il Pescara è tornato nuovamente in possesso con Duarte. In campo anche Mati Rosa, argentino, uno dei bomber della squadra di Fulvio Colini, 16 gol come Cuzzolino. Murilo prova il sinistro di punta, è una costante nel futsal la puntata per cercare di mascherare, di nascondere la traiettoria al portiere il più possibile. Questa volta non si è fatto sorprendere Antonio Capuozzo. Corner da sinistra per l'Acqua e Sapone con Lima, serie di blocchi all'indietro, si va da Rodrigo Cannavaro, la deviazione è di Duarte, tornato in campo Rodrigo Cannavaro, tornato anche in Italia, aveva giocato con il Pescara, poi a dicembre sono rientrati sia lui che la compagna Gabi Maranghello, che gioca nel Pescara femminile, squadra del campionato di Serie A Elite, il massimo campionato femminile di futsal. Ci prova Lima, murato da Duarte. Mammarella lancia lungo verso Luca Ian, arriva Capuozzo con grande personalità, si è sentito fin qui l'urlo del portiere del Pescara. Ora Caputo, uno contro uno con Luca Ian, serie di spallate tra i due, poi alla meglio Murilo che poi perde per un attimo il possesso del controllo del pallone favorendo il Pescara, che adesso ci prova con Caputo che calcia molto forte il pallone a cercare la deviazione di Murilo Ferreira, la trova. Caputo, come detto ieri, lasciato fuori da Fulvio Colini, 12 giocatori a referto per ogni squadra, oggi fuori Cimanghigno, dentro Caputo, bordo campo Francesco Puma. Duarte ce l'ha con Cannavaro, ha detto qualcosa al numero 28 dell'Acqua e Sapone, seguiamo questo duello. Seguiamo anche Duarte, il tocco per Mati Rosa che alza un pallonetto meraviglioso, 2-0 da posizione impossibile, Mati Rosa, raddoppio Pescara, 5:35, Acqua e Sapone annichilita, Mammarella sorpreso, Pescara in festa. E qui forse si è vista un po' di ruggine di Stefano Mammarella,
pallone che è andato in angolo sull'assist di Duarte. Mati Rosa ha trovato una parabola irreale quasi. Gol spettacolare quello di Matias Rosa, il 17esimo in stagione, un tocco sotto al miglior portiere del mondo. Gol numero 2 Winter Cup, 17esimo stagionale, 2-0 Pescara. E adesso per l'Acqua e Sapone si mette male, considerando che quella del Pescara, così come quella dell'Acqua e Sapone, è la miglior difesa del campionato. 38 gol subiti da entrambe le squadre, Pescara ne ha segnati 7 in più, 64 contro i 57 dell'Acqua e Sapone. La differenza è tutta lì, anche in classifica. Pescara primo, Acqua e Sapone che adesso sta cercando di risalire. Francesco Puma a bordo campo. E il fischio che avete sentito è il time out chiamato dall'Acqua e Sapone. Dunque andiamo a sentirci cosa da dire Ricci ai suoi ragazzi. Allora, prendere il terzo gol è disastroso. Non si forzano palle. Porca puttana. Dentro Mati Rosa per 30 secondi, 40 secondi. Te devi accorgere che sei l'uomo più difensivo e lo devi prendere tu e non Luca. A prescindere da questo, non possiamo giocare. Cartellino giallo per Antonio Ricci, dunque, che diciamo che ha un po' così cercato di colorare il time out, mentre rivediamo il gol di Mati Rosa dopo aver visto quello di Mauro Canal, l'uscita quasi sull'angolo di Stefano Mammarella, incredulo, a bocca aperta rimasto Sergio Romano, che non si aspettava l'effetto dato con l'esterno del piede dall'argentino ex Montesilvano. E 2-0 al quinto minuto e 41 secondi in favore del Pescara. Rilancio di Mammarella, anche lui senza guanti, ricordiamo i portieri di calcio a 5 devono stare molto attenti anche al rilancio, anche al riavvio della manovra offensiva, che spesso avviene con il rilancio lungo con le mani, e quindi per avere maggior sensibilità tra la mano e il pallone evitano l'uso dei guanti anche a costo di prendere qualche pallonata. Lancio di Capuozzo a cercare Ghiotti in angolo. Duello con Murillo che poi concede la rimessa, arriva Leandro Cuzzolino, ancora la deviazione di Mati Rosa, scatenato. Ieri era rimasto un po' in ombra il numero 14 della formazione di Fulvio Colini. Direi che il gol e soprattutto il gesto tecnico che è valso il 2-0 ripagano abbondantemente di quello che è successo ieri. Ancora Rosa per Ghiotti che prova ad avere spazio, ancora Caputo, nuovamente Ghiotti. Caputo cerca e trova Cuzzolino. Rosa, ancora Caputo, a destra per Ghiotti, nuovamente Rosa, circolazione di palla molto veloce per il Pescara con Caputo che ora va a cercare proprio Mati Rosa. Stavolta è puntuale l'uscita di Mammarella che poi cercava la profondità per Luca Ian, uno dei nuovi acquisti dell'Acqua e Sapone di questa stagione. 5 gol in 4 partite, non male l'impatto del giocatore brasiliano sul nostro campionato. Sergio Romano, Murillo di prima per De Oliveira che va a puntare Ghiotti, poi arriva Borruto potentissimo, sgomitano i due. Francesco Puma a bordo campo, tutto regolare. È arrivato il momento di José Ruiz per l'Acqua e Sapone, non è al meglio, ma ce lo spiegava Ricci nel pre-gara, non contano nelle finali le condizioni fisiche dei giocatori ma quelle mentali. Campione d'Europa nel 2016 con la Spagna, José Miguel Ruiz Cortés, classe 1983, ci prova Rodrigo Canavarro, blocca a terra Capuozzo. Cuzzolino, verticale per Leggero, ancora una piccola esitazione di Mammarella. Leggero prova con la punta a beffare il portiere con cui 3 anni esatti fa ha condiviso la vittoria all'Europeo di Anversa, palla fuori. Canavarro, manovra l'Acqua e Sapone che deve sicuramente rimettere a posto qualcosa prima nella mente e poi nel gioco. Intanto intervento regolare ma durissimo di José Ruiz, si prosegue con Cuzzolino che se ne va. Cuzzolino, altro pallonetto, stravolta Mammarella resta in piedi e para.
José Ruiz mette fuori il pallone. I postumi dell'impatto durissimo di qualche secondo fa, dovrebbe essere arrivato un fallo cumulativo verso l'Acqua e Sapone. Ricordiamo che le due squadre per ogni tempo hanno 5 falli da spendere dal sesto in poi. Intanto impatto durissimo tra Alexandre Ghiotti e José Ruiz, si è proseguito a giocare e poi Mammarella molto bravo in questo caso a non andare di nuovo a terra e a non ripetere l'errore che è costato il gol del 2-0 firmato Matias Rosa. Ora il Pescara presumibilmente restituirà il pallone all'Acqua e Sapone. 2 falli per la squadra di Antonio Ricci, 1 per quella di Fulvio Colin. Dal sesto fallo in poi si va al tiro libero dai 10 metri. Mammarella chiama lo schema numero 2, vediamo di cosa si tratta. Il lancio verso De Oliveira, contrastato da Leggero, poi Murillo. A sinistra per José Ruiz, ancora Murillo, se ne va su Duarte ma rinviene Canal. Capuozzo va a cercare in angolo Duarte, la palla finisce fuori, Mammarella l'accompagna. È un Pescara che comunque ha impattato molto ma molto meglio dell'Acqua e Sapone in questo inizio di gara. Primi 8 minuti e 11 secondi, doppio vantaggio firmato Mauro Canal e Mati Rosa. De Oliveira porta a spasso il pallone, porta a spasso anche Leggero, poi Jonas prova ad accentrarsi, deve andare allo scarico per Murillo. José Ruiz da questi a De Oliveira, la parata di Capuozzo ma si prosegue ancora con l'Acqua e Sapone. De Oliveira potrebbe girarsi, si gira e si gira benissimo, 2-1, tutto da rifare per il Pescara perché l'Acqua e Sapone è vivissima, accorcia le distanze, la formazione in maglia bianca va a chiedere l'aiuto dei suoi tifosi, Giulio De Oliveira. Rivediamo il movimento perfetto da pivot, poi Leggero si è perso per un attimo l'avversario, complice anche l'incrocio, il destro secco, raso terra di De Oliveira. 2-1, partita che sembrava incanalata sul binario pescarese, anche se 2 gol nel futsal sono pochissimi, ma l'Acqua e Sapone ha subito rimesso nei binari giusti il match con il gol importantissimo di Giulio Miotti De Oliveira. Rimessa in favore del Pescara, adesso tocca agli abruzzesi in maglia rossa reagire. Duarte all'indietro per Capuozzo, rilancio lunghissimo, questa volta è sbagliato per Titi Borruto che ha giocato qui a Napoli ma ieri ha zittito i tifosi napoletani mostrando le orecchie dopo il gol del 3-2. Ancora De Oliveira, ancora contro Leggero, potrebbe andare alla sponda su José Ruiz, potrebbe lui calciare, lo fa male, palla alta. José Ruiz che proprio qui a Cercola ha segnato il suo primo gol in Serie A l'11 novembre contro l'Acqua e Sapone, contro il Napoli scusate, con la maglia dell'Acqua e Sapone. Fini 7-6 per il Napoli, gol a 5 decimi dalla fine di Manfroi, esonerato Juan Francisco Fuentes, dentro Ricci, 11 risultati utili consecutivi per l'Acqua e Sapone che adesso però deve fronteggiare il contropiede con Borruto, fermato da Ruiz e poi Jonas in seconda battuta ancora su Borruto. Canal prova a girarsi, cercava forse un qualche compagno a corrente sul secondo palo, non arriva nessuno e quindi la palla che scorre via sarà rimessa per l'Acqua e Sapone. Stiamo per scollinare la prima metà di questo primo tempo, un bel primo tempo, già 3 gol, 2 per il Pescara e 1 importante per l'Acqua e Sapone. Diceva Ricci nel time out che l'eventuale 3-0 sarebbe stato un disastro, invece è arrivato il gol della speranza dei suoi, Giulio De Oliveira. Ora lancio lungo a cercare Gabriel Lima, tutto di volo verso Jonas. L'appoggio, il disimpegno di Canal verso Capuozzo, ora lanciato in avanti dal proprio portiere, pallone troppo lungo. De Oliveira al quarto gol in questa Winter Cup, il capocannoniere di questa competizione è Leandro Cuzzolino con 6 reti. Winter Cup a cui hanno preso parte tutte e 12 le squadre iscritte al campionato di Serie A, prima fase sviluppata su 4 triangolari da 3 squadre ciascuno, le prime classificate alla Final Four.
i valori hanno rispettato quella che era la classifica al termine del girone di andata, quindi le prime quattro erano Pescara, Napoli, Luparense e Acqua e Sapone in questo ordine, ordine che ora si è sovvertito in classifica con il Pescara che è rimasto in testa, Luparense seconda, Acqua e Sapone terza e Napoli al quarto posto. Ora Borruto sicuramente esagera su Gabriel Lima, fallo fischiato al numero 9. Francesco Puma a bordo campo ci racconta le proteste sulla panchina dell'Acqua e Sapone. Che sono tantissime, soprattutto quelle di Murillo nei confronti del terzo arbitro. Dall'altra parte Pescara, Collini ha chiamato il time out. Sì, più qualche mossa da lottatore o comunque da arti marziali, in questo caso per Titi Borruto con le braccia ha provato ad atterrare l'avversario. Nessun cartellino comunque finora estratto. E tutto sommato per essere un derby così sentito, 4 falli in 11 minuti non sono neanche tanti. Lima vede arrivare molto bene Murillo, 2 avversari su di lui, tocca per ultimo un giocatore del Pescara, quindi sarà rimessa ancora una volta in favore della squadra nerazzurra, fuori Duarte, dentro Alexandre Ghiotti, esce Borruto, torna in campo Mati Rosa, l'autore del gol del 2-0. Lima scucchiaia verso Luca Ian che mette giù il pallone, poi viene anticipato da Caputo, ancora una volta questo duello come già successo in campionato il 14 gennaio, tutti i gol nella ripresa, 5-2 finì per l'Acqua e Sapone sul Pescara, unica sconfitta stagionale della squadra di Fulvio Collini. Lima calcio altissimo, arriva il time out che può essere richiamato, ricordiamolo, soltanto dalla squadra in possesso palla, quindi time out chiamato e chiesto da Fulvio Collini tra qualche secondo, andremo proprio a sentirlo. Andiamo a tutti i costi a pressare ogni scambio che fanno lì, andiamo a pressare forte, il rischio lo corriamo là, non qui. Si è visto, lo chiamano 3 volte, andiamo, cambio e facciamo cambio ogni minuto e mezzo. Andiamo forte sulla prima linea, quando palleggiano per organizzare l'uscita, va bene? Dai! Collini è tornato sull'episodio che è costato il gol del 2-1. Tutto da rifare in questo derby per il Pescara che era andato avanti grazie ai gol di Mauro Canal e di Mati Rosa. Poi il 2-1 all'ottavo e 35 di Giulio De Oliveira. Si riprende con il Pescara in possesso di palla con Caputo. Canal va a imbucare per Rosa, lascia scorrere Bordignon, palla tra le mani di Stefano Mammarella, ancora Andrei Bordignon, Murillo, Gabriel Lima diventato da poco papà della sua secondogenita Maria Giulia, la nascita della bambina gli ha fatto saltare 2 impegni in Croazia con la nazionale, poi si è riaggregato al gruppo per le amichevoli di Arzignano con la Serbia, primo giallo se lo becca Luca Ian per l'intervento durissimo su Riccardo Caputo, 11 minuti e 14, primo giallo del match per Luca Ian. Francesco Puma a bordo campo. Anche Ricci dalla panchina parlando con l'arbitro ha detto giustissimo il cartellino giallo, però c'era prima un fallo di Caputo su Luca Ian che a loro dire non è stato fischiato dagli arbitri. Qui invece è netto il fallo del numero 10 dell'Acqua e Sapone, primo ammonito. Luca Ian arrivato nel mercato invernale, giocatore di grande esperienza, ha girato il mondo, ricordiamolo, è 33 anni, classe 1983, ha giocato in Brasile, in Spagna, in Portogallo, in Russia e persino in Kazakistan, quindi ha davvero grande esperienza e lo ha dimostrato in queste prime 4 partite giocate con la maglia abruzzese, ben 5 gol tra campionato e Winter Cup e 1 nel derby proprio contro il Pescara, il gol che aprì il 5-2 della formazione di Antonio Ricci al Palaroma il 14 gennaio. Canal per Ghiotti, ancora Canal, alza la pressione l'Acqua e Sapone, è costretto a sbagliare Caputo nel servire Mati Rosa. Bordignon per Luca Ian, ancora un duello con Caputo, ne vedremo tantissimi fino al 40esimo. Bordignon in verticale a scucchiaiare verso Gabriel Lima che mette giù molto bene il pallone, deve difendersi dall'attacco di Mauro Canal, all'indietro ancora per Bordignon. Murillo è spalle alla porta, non può girarsi questa volta il numero 8. All'indietro si va da Gabriel Lima, Bordignon arma il sinistro, ribattuto da Rosa,
Murilo Ferreira, che indossa la fascia di capitano dell'Acqua e Sapone, è cresciuto, è nato praticamente nel club di Città Sant'Angelo già quando giocava in Serie A2. Da 10 anni Murilo indossa questa maglia, logico che sia lui a indossare la fascia. Luca Ian, ovviamente chi c'è? Riccardo Caputo a pressarlo. Altro duello verticale per Bordignon, che affronta Matirosa, che gli toglie il pallone, ma la palla è uscita. Mancano 7.50, invece in sovraimpressione sta scorrendo il nostro hashtag FoxFutsal per interagire con la diretta. L'ultimatum di Lorenzo Cursi di Iesi a Matirosa, che non ha rispettato la distanza al momento della battuta di questo fallo laterale, ha rischiato molto il giallo, in questo caso il numero 14 del Pescara. Murilo in buca ancora per De Oliveira, poi Murilo che prova a passare tra tre avversari, non c'è fallo di mano, proteste timide da parte di Gabriel Lima. Cuzzolino cambia lato verso Luca Leggero, pressato da Bordignon. Leggero deve ragionare, lo fa con grande calma, poi affida ancora il pallone a Cuzzolino. Leggero, rimpallo che lo favorisce. Ci sono 4 secondi per spossessarsi del pallone su ogni calcio piazzato. Gli arbitri contano e poi fischiano in caso un calcio di punizione indiretto. La stessa cosa vale per il portiere, sia con la palla tra i piedi che con la palla tra le mani. Fuori Lima, dentro Jonas, cambi volanti, altra caratteristica, altra prerogativa del calcio a 5. Murilo va ad imbucare per De Oliveira, non c'è fallo di Luca Leggero, chiedeva l'intervento degli arbitri Colini per ammonire, non arriva il cartellino giallo. Siamo 3 falli a 2 a distanza di sicurezza dal bonus di 5, 3 per l'Acqua e Sapone, 2 per il Pescara. Canabarro, la palla non è uscita dall'area, è la seconda volta che gli arbitri fanno ribattere la rimessa dal fondo a Stefano Mammarella, palla che deve oltrepassare interamente la linea dell'area quest'oggi pitturata di celeste del Centro Federale di Cercola. Rimessa che si incarica di battere Jonas Pinto, un altro che ha scritto tante pagine di storia del futsal italiano, scudetti con la marca, quello del 2011, il primo del club trevigiano. Imbucata per De Oliveira, che adesso perde il duello con Leggero, la palla ha però oltrepassato interamente la linea, quindi corner in favore dell'Acqua e Sapone Unigross. C'è Jonas sul secondo palo, arriva Bordignon, poi chiude la linea di passaggio verso Canabarro Leandro Cuzzolino. Jonas, tocco al centro a cercare De Oliveira, Leggero ci mette il piede, schiaffo di Capuozzo al palo. Voleva un altro epilogo di questa azione, invece ancora una volta l'Acqua e Sapone in possesso con José Ruiz. Canabarro a cercare Jonas, soliti movimenti velocissimi con le gambe del numero 20 dell'Acqua e Sapone, ieri a segno contro la Luparense, e adesso per poco non andava a togliere il pallone a Vinicius Duarte, compagno di squadra in quella marca futsal, campione d'Italia nella stagione 2010-2011 in finale proprio contro il Pescara. Pescara che aveva perso quella finale ma si è rifatto con gli interessi con Fulvio Colini in panchina. 4 trofei nel giro di un anno e mezzo, ovvero lo scudetto del 2015 contro il Caos in finale, poi 2 supercoppe vinta, una contro l'Asti, una contro il Rieti, la Coppa Italia sempre contro l'Asti, dove giocava Vinicius Duarte. Ora in possesso palla, destro sporcato da Canabarro, calcio d'angolo, ultimi 6 e 0-2. Cuzzolino, ancora corner in favore della squadra di Fulvio Colini, chiedeva l'inserimento di Luca Leggero. Cuzzolino, abbiamo visto come mimava il movimento del taglio al compagno di squadra,
Altro corner, ancora una volta per il Pescara. Cuzzolino all'indietro per Ghiotti, potrebbe anche calciare, lo fa. Altra puntata, pallone nettamente alto. Si resta sul 2-1, il ritmo è nettamente più basso rispetto all'inizio del match. Le due squadre, è chiaro che essendo scese in campo meno di 24 ore fa, potrebbero accusare un po' di fatica e si tengono le energie necessarie per il secondo tempo e per eventuali supplementari che rischierebbero di mettere KO i muscoli, considerando che poi Acquasapone e Pescara hanno giocato nello scorso weekend le rispettive gare di campionato e che in questo weekend torneranno in campo entrambe domenica. Acquasapone Luparense, dunque subito la rivincita della semifinale, e Rieti Pescara. Jonas a cercare Canavarro, si prosegue per il vantaggio e Capuozzo fa muro. Vediamo se arriva il fallo cumulativo, intanto arriva sicuramente il cartellino giallo per Vinicius Duarte, che va a scusarsi con Jonas. Eccolo qui anche l'indicazione dell'arbitro Cursi al tavolo del cronometrista, un fallo cumulato al Pescara, diventano tre, mentre diventano due i cartellini gialli di questo primo tempo. Dopo Luca Jan finisce sul taccuino anche Vinicius Omori Duarte, origini giapponesi si vedono sia nel suo volto ma anche nel suo albero genealogico, considerando che i nonni erano giapponesi, lui invece è nato a Ubirata in Brasile nel 1982. Rimessa per l'Acqua e Sapone Unigross. Jonas a cercare Giulio De Oliveira, il tocco trovato da giocatore con la maglia numero 11 di un avversario e quindi rimessa avanzata rispetto all'ultima battuta. Ancora per l'Acqua e Sapone, imbucata di Canavarro che aveva chiamato, dettato il movimento a De Oliveira. Nulla da fare. Borruto, tunnel su José Ruiz, non ha visto più il pallone il giocatore spagnolo, ma non lo ha neanche toccato, dunque rimessa. Rivediamo qui il gesto di Borruto, che adesso prova a contrastare De Oliveira. La palla è ancora una volta fuori dal 40-20, ricordiamolo, 800 metri quadrati, un campo di calcio a 5, le misure standard, 40 in lunghezza, 20 in larghezza, si gioca indoor per tutte le categorie nazionali e ovviamente la Serie A è il picco massimo di questa disciplina. Mammarella chiama ancora lo schema, ultimi 4 minuti e 57 di questo primo tempo, meno 1 per l'Acqua e Sapone. Lancio lunghissimo, sembra una pallina da tennis quella lanciata da Mammarella, per la precisione e la potenza con cui la concede all'avversario. Attenzione a Jonas, destro alto, Capuozzo, lancio lungo, anche questo molto potente, molto preciso, a cercare Leandro Cuzzolino, che chiede l'intervento dell'arbitro per la trattenuta alle sue spalle di Jonas Pinto. Non ottiene il fallo, ottiene comunque la rimessa in zona d'attacco, che si incarica di battere Vinicius Duarte. Momento di riposo anche per i giocatori, tempo effettivo, quindi nessuna perdita di tempo per le due squadre. Borruto, due su di lui, è costretto a perdere palla, 3 contro 2, attenzione alla velocità di De Oliveira che prova ad andarsene, tenta il sinistro, pallone alto ma davvero apprezzabile in questo caso il tentativo di Giulio Miotti De Oliveira, alla seconda esperienza con la maglia dell'Acqua e Sapone. Il tempo di tornare ad Asti e vincere uno scudetto. Dall'altra parte c'è Gialleggero, Mammarella calcia proprio addosso al giocatore pugliese del Pescara e rimessa davanti alla panchina di Antonio Ricci, che segue il match a braccia conserte. Si conoscono Ricci e Colini, hanno lavorato insieme nel Montesilvano, che è entrato nella leggenda di questo sport, poi hanno proseguito su due binari diversi. Qui Ricci chiede l'intervento degli arbitri, forse la provocazione di Titi Borruto, prova ad andarsene, ad allontanarsi dalla panchina per evitare la reazione, scuote la testa. Una passeggiata di Antonio Ricci che arriva quasi vicino alla porta di Mammarella per evitare proprio il rinfocolare delle polemiche. Rivediamo quello che è successo con Canabarro, che lancia, fallo di mano sicuramente involontario nonostante il braccio di Duarte non fosse attaccato al corpo, e poi qualche problemino sulla panchina dell'Acqua e Sapone con il duello forse dialettico, forse anche nello slancio una manata
di Borruto verso qualche componente della panchina, o forse proprio verso Antonio Ricci. Dopo magari rivedremo con più calma quello che è accaduto, o magari ce lo facciamo raccontare da Francesco Puma, che era a pochi passi da lì. De Oliveira scarica per Cannavaro, velo di De Oliveira per Jonas, serie di numeri. Poi Puzzolino sfrutta il blocco di Duarte per prendersi almeno la rimessa, anzi no, si alzano tutti sulla panchina del Pescara. Dunque chiediamo a Francesco Puma cosa è successo tra Ricci e Borruto. È successo quello che avete visto, poi Ricci se n'è andato, è ritornato in panchina, ha detto non ce l'ho con gli arbitri, però non potete permettere questo comportamento a Borruto. Murillo in buca ancora per De Oliveira, che è una minaccia costante per la difesa del Pescara. Si gira e arriva con un attimo di ritardo Jonas sul secondo palo, uno schema molto simile a quello che ha portato ieri al gol di Murillo Ferreira, quello dell'1-0 che ha inaugurato e che ha aperto il 6-1 dell'Acqua e Sapone sulla Luparense. Questa volta è arrivato con un attimino di ritardo Jonas Pinto sul pallone, quindi nulla di fatto. Lancio di Cuzzolino sporcato, poi Cannavaro che completa il disimpegno verso Stefano Mammarella. Ultimi 3 minuti e 36 di questo primo tempo, Pescara 2 a Questapone 1. Murillo prova ad andarsene, arriva Capuozzo in scivolata e calcia il pallone sulla balaustra del centro federale di Cercola. Uscita tempestiva quella del numero 1 quest'oggi in maglia blu. Jonas prova il sinistro, ribattuto ancora Jonas, chiede il rispetto della distanza per Cannavaro, che dal nulla trova il gol del 2-2, tutto da rifare, gol dell'ex, esulta e come Rodrigo Cannavaro, sinistro improvviso, palla che pizzica la traversa, trova il bersaglio e questa volta sì che è davvero tutto da rifare per il Pescara. Rodrigo Cannavaro, primo gol con la maglia dell'Acqua e Sapone. Un rimorchio perfetto quello di Cannavaro, pallone che è passato esternamente a Cuzzolino, ha potuto soltanto toccarlo Capuozzo. Rodrigo Cannavaro, gol del 2-2, è il secondo gol per Rodrigo Cannavaro, non il primo, e il primo era arrivato proprio nel derby contro il Pescara, il gol del 5-2 sul 5-2 finale, e quindi secondo dispiacere regalato da Rodrigo Cannavaro alla sua ex squadra. Questo è nettamente più importante considerando che l'Acqua e Sapone aveva già chiuso quel match. Canal ha provato il destro al volo di prima intenzione, bordo campo ancora Francesco Puma. Sì, Ricci in occasione del gol ha avuto modo anche di parlare con Pezzuto, il primo arbitro, e gli ha detto personalmente non mi sento protetto, così si è espresso con l'arbitro. Ancora indicazioni di Antonio Ricci, che è pronto sul cubo del cambio a far entrare Andrei Bordignon, si alza anche Sergio Romano. Cannavaro, Murillo, ancora Rodrigo Cannavaro che prova a cercare spazio, poi si porta il pallone fuori, sarà rimessa per il Pescara, 2 minuti e 45 da giocare nel corso di questo primo tempo. 2-2, così come 2-2 si era conclusa la prima frazione ieri tra il Pescara e il Napoli, un Pescara che ieri era passato in vantaggio sul 2-0, poi la rimonta con la doppietta di Jader Fornari. Oggi nessuna doppietta, ma i gol di De Oliveira e di Cannavaro, ma stessa risultante, 2-0, 2-2. Ghiotti, Caputo, Canal, ancora a cercare Ghiotti, ermetiche le marcature chiamate da Antonio Ricci. Ora Andrei Bordignon su rosa, lo scorso anno compagni di squadra nel Montesilvano. Caputo, ancora Canal, davanti a sé c'è Romano, il taglio di Ghiotti sul versante sinistro, il blocco di Caputo durissimo, se ne va Ghiotti, non c'è fallo, nessun fischio degli arbitri. Poi Luca Ian riesce a controllare il pallone, lo scucchiaia per Romano, va a vuoto Capuozzo, Romano mette a sedere Ghiotti, Romano, Sergio Romano, 3-2, la rimonta è completa, il gioiello di Luca Ian, il passaggio a vuoto di Capuozzo, la finta, la sterzata di Sergio Romano e il gol del 3-2. Rivediamo qui Capuozzo che manca clamorosamente
l'impatto con il pallone, la freddezza di Sergio Romano che mette a sedere Alexandre Ghiotti che era proteso in scivolata. Tutto facile per il nazionale azzurro. E arriva il gol, altro gol dell'ex dopo quello di Cannavaro. Ecco quello di Sergio Romano, da 2-0 Pescara a 3-2 in favore dell'Acqua e Sapone Unigros. Romano, non c'è fallo su di lui, ora sì, lo fischia la trattenuta di Alexandre Ghiotti e quindi tutto da rifare per il Pescara che era partito benissimo, poteva esserci il crollo dell'Acqua e Sapone in caso di terzo gol del Pescara, invece tre gol sono arrivati, ma tutti della squadra in maglia bianca, il terzo di questo signore che vedete inquadrato, Francesco Puma Bordocampo. Ha fatto cenno Colini a Ghiotti di stare molto calmo con le mani e poi sempre con le mani gli ha fatto il segno del 4 ad evidenziare che è al quarto fallo il Pescara. C'è ancora margine quindi per un fallo prima di andare al tiro libero. Mati Rosa verso Mauro Canal, pallone troppo lungo questa volta per il giocatore con la maglia numero 10 che chiede qualcosa al compagno di squadra. Cambio nel Pescara, fuori Caputo, dentro Leandro Cuzzolino. Murillo all'indietro verso Bordignon, ora è l'Acqua e Sapone a poter fare la partita. Murillo prova ad andarsene su Ghiotti, altro fallo e si accende la spietta rossa sul tabellone del cronometrista. 5 falli commessi dal Pescara che adesso deve stare molto attento ed evitare un'ulteriore scorrettezza che manderebbe l'Acqua e Sapone al tiro libero dal dischetto dei 10 metri, quello che vedete in giallo tra il centrocampo e l'area di rigore di Antonio Capuozzo. Sicuramente poteva fare molto meglio sul terzo gol, poteva fare qualcosa di meglio anche sul secondo, anche se il sinistro in quel caso di Rodrigo Cannavaro era potentissimo. Si asciugano macchie di sudore sul cerchio del centrocampo con il logo della Winter Cup, 12 stelle, come 12 sono le squadre del campionato di Serie A, le migliori 8 le vedremo il 25 e il 26 marzo su Fox Sports, Final 8 di Coppa Italia. Romano prova ad andare in profondità, lo aveva cercato Andrei Bordignon, leggermente lungo in questo caso il servizio per l'uomo che finora sta decidendo il match. Canal ha davanti a sé Gabriel Lima, entrambi hanno giocato in Veneto, Canal con la Luparense, con il gruppo Fassina, mentre Gabriel Lima con l'Arzignano, premiato anche prima dell'amichevole giocata contro la Serbia non più tardi di 10 giorni fa. Borruto sfida ancora Romano all'indietro per Cuzzolino, ultimo giro di orologio, sbaglia tutto Canal, favorisce Lima che può andarsene, prova il sinistro a incrociare Gabriel Lima, la palla che finisce fuori, è uno dei simboli del nostro futsal Gabriel Lima, per lui anche un'esperienza nella divisione d'onor spagnola con la maglia del Pozzo Murcia, poi il ritorno quest'anno in Abruzzo con l'Acqua e Sapone Unigros. Mati Rosa a cercare Cuzzolino che prova a sfuggire via Luca Ian che poi rinviene, devia il pallone e sarà corner, anzi rimessa laterale in favore della squadra di Fulvio Colini. 27 secondi e 9 decimi sul tabellone di Cercola. C'è ancora tempo per provare a pareggiare prima dell'intervallo. Prova la puntata Cuzzolino, palla sull'esterno della rete, Mammarella in possesso, va a cercare proprio Romano in profondità, lancio lungo, si va in angolo Romano. Cerca il gioco di prestigio di prima. Pallone al lato. Fox Futsal, ricordiamo l'hashtag per interagire in diretta. Tanti tweet quest'oggi che stanno dicendo che partita fantastica. Direi che hanno ampiamente ragione. Cuzzolino, si gioca ancora per 16 secondi. E potrebbe essere a questo punto, considerando che il pallone è finito fuori, l'Acqua e Sapone a poter manovrare l'ultimo pallone buono di questa prima frazione. Lima, Murillo, ancora Gabriel Lima, duettano i due, due dei tre marcatori di quella finale fantastica che ha dato l'Europeo all'Italia 2014. 3 secondi, attenzione alla manata di Borruto che poi va a ringhiare proprio dalle parti di Gabriel Lima. Suona la sirena, finisce il primo tempo con un giallo, vedremo
nel replay cosa è successo. Poteva esserci il sesto fallo del Pescara, adesso vanno tutti a sincerarsi delle condizioni di Lima, mentre quelli del Pescara vanno verso gli spogliatoi. Qui manata di Gabriel, di Borruto su Gabriel Lima, ha sbracciato con la mano sinistra, diciamo che ha rischiato parecchio in questo caso Titi Borruto. Lima ha finito a terra con la borsa del ghiaccio sul volto e quindi si chiude il primo tempo con l'Acqua e Sapone in vantaggio 3-2 sul Pescara. Il terzo gol, quello che adesso vale la Winter Cup, lo ha segnato Sergio Romano, Sergio Romano che è con Francesco Puma a bordo campo. Sergio, quando un time out può cambiare una partita, Ricci vi ha detto se prendiamo il 3-0 sarebbe terribile e invece andate a riposo sul 3-2, cos'è cambiato? Ha cambiato che loro partono sempre a mille. Secondo me hanno avuto una ribattuta 1-0, un gran gol di Matirosa 2-0, però adesso noi siamo cambiati da, rispetto all'inizio, sappiamo quanto valiamo, quindi con calma, un gol dopo l'altro, sapevamo che la potevamo rimettere in piedi. Certo non dobbiamo più dare vantaggi perché sono spietati, quindi adesso il problema è loro. Grazie Marco. Ha detto Sergio Romano, sono spietati i giocatori del Pescara, ma spietato è stato anche Sergio Romano a sfruttare il minimo errore di Antonio Capuozzo, ha messo a sedere Ghiotti, ha trovato il gol del 3-2, quello che sta dando la Winter Cup all'Acqua e Sapone. Unigross a segno con De Oliveira, con Canabaro e con Romano dopo i gol di Mauro Canal e Mati Rosa. Intervallo 3-2, torniamo tra poco. Spazio ai bambini, spazio al futuro del futsal, del calcio a 5 qui a Cercola. Il presente si chiama finale di Winter Cup, il presente si chiama 3-2 per l'Acqua e Sapone sul Pescara nel derby abruzzese che assegnerà la quarta edizione di questa competizione ideata 4 stagioni fa dalla divisione calcio a 5. 2 successi per l'Asti nella Final Four di Bassano e in quella del Pala San Quirico, poi lo scorso anno successo del Rieti in casa, quest'anno o Acqua e Sapone o Pescara. Andiamo a rivedere con l'aiuto della regia quello che è successo nel primo tempo con il Pescara che è partito meglio, la parata di Mammarella sul destro di Borruto, Mammarella al rientro, qui nulla poteva fare di più, il tap-in di Mauro Canal con il sinistro che non è il suo piede ma non si è visto in questa occasione, destro di Borruto, parata di Mammarella e gol di Mauro Canal 1-0. Qui l'Acqua e Sapone che prova a reagire con Murilo, la puntata di sinistro del capitano della squadra di Antonio Ricci e la deviazione di Antonio Capuozzo per l'1-0 che poi diventa 2-0 con questa meraviglia
di Matias Rosa, un tocco sotto al miglior portiere del mondo per 3 volte dall'angolo, un gol da posizione impossibile, forse sorpreso Mammarella che quest'oggi, ricordiamolo, torna a giocare dopo il grave infortunio al piede, palla che bacia il palo, finisce in porta e 2-0. Qui ancora una volta il Pescara con Cuzzolino che prova ad andarsene, altro pallonetto questa volta, Mammarella c'è. Un Acquesapone che dopo essersi risistemata, dopo il time out chiamato da Antonio Ricci che ha pubblicamente detto se prendiamo il 3-0 è un disastro, si è sbloccata anche dal punto di vista mentale, si è sbloccato e come Giulio De Oliveira che si gira e trova il gol del 2-1 al minuto 8:35, la palla che passa sotto il corpo di Capuozzo e finisce in porta. Ancora Giulio De Oliveira tra i grandi protagonisti della stagione dell'Acquesapone, destro di Jonas, pallone alto, un De Oliveira che aveva trovato 2 gol anche nella semifinale di ieri contro la Luparense. Altro break della squadra di Ricci, sinistro provato dal solito Giulio De Oliveira, pallone questa volta finito alto e qui Jonas che serve l'assist, ravvicinato a Cannavaro che prima si avvicina, poi corre bene verso il pallone, scaglia il sinistro alle spalle di Capuozzo, batte la mano sul petto, 2-2, secondo gol di Cannavaro nei derby contro il Pescara, sua ex squadra, core ingrato quindi Rodrigo Cannavaro e qui il gol del 3-2, altro core ingrato con Sergio Romano che mette a sedere Ghiotti e trova il gol della rimonta, esplode la gioia della panchina dell'Acquesapone Unigros, Sergio Romano che va a prendersi l'ovazione dei tantissimi tifosi arrivati quest'oggi dall'Abruzzo, l'errore evidente però di Antonio Capuozzo che poteva e doveva fare meglio in questa occasione, qui l'episodio giallo con cui si è chiuso il primo tempo, la manata di Titi Borruto ai danni di Gabriel Lima che poi si prende anche gli insulti dall'avversario, possiamo dire che ha rischiato molto in questo caso il numero 9 del Pescara. Torniamo con lo scorcio del palacircolo, ancora i bambini in campo qui sul parquet del Centro Federale che ospita la Final Four della Winter Cup, in tribuna ci sono tutti i giocatori del Napoli, ieri sconfitti 4-3 nella semifinale numero 2 dal Pescara, un Pescara che oggi proverà ad alzare la Winter Cup dopo aver vinto nell'ultimo anno e mezzo lo scudetto, 2 volte la Supercoppa e la Coppa Italia. Ci riuscirà o ci riuscirà la Acquesapone? Lo scopriremo dopo il break. 3-2, a tra poco. Si chiude l'esibizione qui a Cercola dei Bambini con Leandro Garcia Pereira, portiere d'eccezione. Le squadre, l'Acquesapone e il Pescara, stanno tornando in campo per il secondo tempo della finale della quarta edizione della Winter Cup. Il primo trofeo trasmesso in esclusiva su Fox Sports, ce ne sarà un secondo il 23, il 25 e il 26 di marzo con la Final 8 di Coppa Italia. Oggi notizia del consiglio direttivo della divisione calcio a 5 che si è riunito proprio qui a Napoli ed ha assegnato alle Marche e a Pescara l'organizzazione della Final 8 di Coppa Italia di Serie A. Si giocherà anche la Coppa Italia di Serie A femminile di Elite, anche il futsal femminile, un movimento in grande espansione negli ultimi anni. Si giocherà
a Bassano del Grappa il primo weekend di marzo, mentre l'ultimo saremo su Fox Sports per la Final Eight, che per il quinto anno consecutivo si disputerà nella splendida cornice del Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Tornano in campo le squadre, nell'intervallo anche la premiazione di Diego Giustozzi, commissario tecnico della nazionale argentina, campione del mondo. Giustozzi che è in Italia in questa settimana per tre clinic, tre incontri con gli allenatori, la scorsa domenica ad Osson in Veneto, quest'oggi a Napoli, domenica prossima a Pescara. 500 adesioni per i clinic di Giustozzi, che sicuramente racconterà i segreti del trionfo dell'Albi Celeste al Mondiale. Qualche protagonista è anche oggi in campo, Borruto e Cuzzolino. Francesco Puma, bordo campo. Usa sempre le mani Colini per parlare con i suoi dalla panchina, questa volta ha fatto su con le mani, come a dire andiamo subito in pressione ed alziamo il ritmo non appena inizia il secondo tempo. Eh sì, ritmo alto, quello che vuole Colini, ritmo alto della musica che adesso si abbassa, perché è il momento del secondo tempo della finale di Winter Cup tra Acqua e Sapone e Pescara. E si riparte dal 3-2 con l'Acqua e Sapone che attacca da sinistra a destra. Jonas per Lima, il rimpallo con Alexandre Ghiotti. Subito qualche chiarimento con il direttore di gara, ricordiamo anche gli arbitri che sono Lorenzo Cursi di Iesi e Dario Pezzuto di Lecce. Murillo verso Luca Ian, solito duello con Caputo. Quintetto dell'Acqua e Sapone con Mammarella, Lima, Luca Ian, Murillo e Jonas. Risponde il Pescara con Borruto in possesso palla. Finisce a terra, chiede il fallo che non c'è. Allora occhio al break dell'Acqua e Sapone, ancora con Caputo e Luca Ian. Fallo fischiato al numero 6 della squadra quest'oggi in maglia rossa. Ricordiamolo, 5 falli prima del bonus e prima dei tiri liberi. Rivediamo l'intervento alle spalle, la carica di Riccardo Feliciano Caputo su Luca Ian. E qui rivediamo invece l'intervento di Gabriel Lima e Murillo su Borruto. Un Lima che si è ristabilito dopo la manata di Borruto con cui si è chiuso il primo tempo. Mentre a terra c'è Alexandre Ghiotti, ora soccorso dai medici del Pescara. 29 secondi, già almeno 2 o 3 scontri in questo secondo tempo. Sarà un secondo tempo molto ruvido, ovviamente c'è in palio un trofeo, è un derby, quindi almeno due indizi che fanno pensare a un secondo tempo di grande intensità, ma anche molto molto delicato per la gestione che dovranno avere i due direttori di gara. Si rialza Ghiotti, va in panchina, gli fa spazio Leandro Cuzzolino, uno dei due campioni del mondo, come dicevamo poco fa, dell'Albi Celeste di Diego Giustozzi, l'altro è Titi Borruto. Ce ne sono 5 nel campionato italiano, gli altri due sono Pablo Taborda e Alan Brandi, li abbiamo visti ieri con la maglia della Luparense. Tra l'altro Brandi fino a dicembre era proprio all'Acqua e Sapone. Poi ce n'è un quinto, Gerardo Battistoni dell'Axel Group Latina. Mammarella, campione d'Europa invece con l'Italia, 3 anni esatti fa, 8 febbraio 2014, una data scolpita nella memoria di tutti gli appassionati di futsal, quel 3-1 alla Russia davanti a 12.000 spettatori allo Sport Palais di Anversa, emozioni uniche che ovviamente speriamo di rivivere già il prossimo anno in Slovenia ad aprile, girone di qualificazione per gli azzurri del CT Roberto Menichelli, che è qui in tribuna al Pala Sport di Cercolo. L'abbiamo sentito ieri, le impressioni del CT, Italia che è reduce da 4 amichevoli a fine mese, 2 in Croazia perse, 2 vinte invece in Veneto ad Arzignano e a Villorba contro la Serbia. Ad aprile invece in Bielorussia arriveranno gli impegni, quelli che contano, qualificazioni europee. Gabriel Lima prova il sombrero su Cuzzolino, Lima destro dai 10 metri e palla fuori di poco. Cuzzolino in buca per Titi Borruto, lo attende Luca Ian, posizione quasi da haka rugbistica. Occhio al break dell'Acqua e Sapone con Jonas che sgomita con Caputo, allarga le braccia come a dire qui non si passa. Poi c'è un altro scontro fisico tra i due, non intervengono gli arbitri. Canal, lancio lungo per Cuzzolino, adesso i direttori di gara devono mettere ordine e anche distribuire i cartellini per calmare un po' le acque. E dunque
arriva il giallo per Murilo Ferreira Giuliao, 1:27 sul cronometro di questo secondo tempo, è il terzo cartellino giallo di questo match, il secondo per l'Acqua e Sapone dopo quello sventolato all'indirizzo di Luca Ian. Duarte invece è l'unico ammonito del Pescara, qui rivediamo il fallo di Murilo che ha bloccato l'ex compagno di squadra Leandro Cuzzolino. Lo stop di Canal che prova il sinistro, si inventa un'occasione che non esisteva, il giocatore ora inquadrato, l'altro giocatore inquadrato Stefano Mammarella, devia in corner. C'è Canal sul punto di battuta, arriva Caputo, pallone messo al centro, Mammarella è bravo a tenerselo tra le braccia e il petto. Bordignon cambia lato verso Jonas, a quel Sapone che ricordiamo non vince un trofeo dal novembre del 2014, novembre 2014 con la Supercoppa conquistata a Bassano del Grappa, il 6-1 nei confronti della Luparense. Al 2014 risale anche l'altro trofeo vinto dall'Acqua e Sapone, la Coppa Italia a Pescara in finale 3-1 contro la Lazio. De Oliveira, Acqua e Sapone che ha sfiorato lo scudetto nel 2014 con Massimiliano Bellarte, ora tecnico dell'Allegoi, che in panchina, finale persa in gara 5 al Palaroma di Montesilvano contro la Luparense di Fulvio Colini, che oggi proverà a togliere un altro trofeo al club nerazzurro. Un Colini che è l'unico allenatore ad aver vinto lo scudetto con 4 squadre diverse. Borruto prova a girarsi, arriva il pallone dalle parti di Canal che incrocia il destro, palla fuori. Colini che ha vinto il titolo con la Roma RCB nel 2001, poi Montesilvano 2010, Luparense 2014 e Pescara 2015. Mammarella, lancio con il pallone che sbatte sul parquet nero del palacercola e finisce direttamente fuori dopo il tocco di Leggero che aveva anticipato De Oliveira. 2:17 giocati sul cronometro di questo secondo tempo, ancora nessuna rete nella ripresa, 3-2 il punteggio, 5 gol quindi nel primo tempo. Canal prova ad affrontare Gabriel Lima in isolamento, la palla sbatte nuovamente sul corpo del numero 10 che poi ha la bravura di riconquistarla, ancora Borruto. Duello con Jonas, il destro di Borruto, la ribattuta di Jonas, rimessa in favore del Pescara con Alexandre Ghiotti che è pronto ad eseguirla, così come è pronto Mati Rosa sul cubo del cambio. Leggero per Cuzzolino, cambia lato per Ghiotti, uno contro uno ancora con Jonas, altro cambio di lato verso Luca Leggero. 2 gol nel derby perso 5-2 dal Pescara contro l'Acqua e Sapone il 14 gennaio scorso. Leggero che prima faceva il pivot e lo capirete dalla sua struttura fisica, poi la trasformazione in centrale difensivo, ma evidentemente non ha dimenticato come si segna. L'anticipo ora su De Oliveira, Cuzzolino potrebbe anche provarlo perché è un gran sinistro, invece se ne va in 3 contro 2 l'Acqua e Sapone, a destra c'è Bordignon, De Oliveira va da solo, il tocco per Jonas che rientra sul destro e poi perde il pallone, ora 1 contro 3 con Cuzzolino che affronta tutti da solo, non c'è il fallo di Jonas, chiede almeno uno fischiamelo al signor Pezzuto di Lecce, non è questo il momento per il calcio di punizione. Fox Futsal, l'hashtag per interagire con noi in diretta. Il derby è sempre il derby, ovunque si giochi, ci scrivono, quest'oggi si gioca a Cercola, ma sono arrivati tantissimi tifosi dalla provincia di Pescara, da Pescara, per il Pescara, ma anche da Città Sant'Angelo, che è la sede dell'Acqua e Sapone, che da qualche stagione però gioca le sue gare per motivi di capienza dell'impianto al Palaroma di Montesilvano. Cuzzolino per Mati Rosa, ancora Cuzzolino, duello tutto al biseleste. Imbucata verso Ghiotti, non c'è fallo di José Ruiz che gli toglie regolarmente il pallone, poi spazza via Jonas. In campo Murilo Ferreira, va fuori Giulio Miotti d'Oliveira. Qualche spiegazione tra Ghiotti e Pezzuto. Ghiotti è il capitano, quindi è l'unico che da regolamento è deputato a parlare con il direttore di gara. È pronto a rientrare anche Mauro Canal. Distanza di sicurezza quella chiamata da Pezzuto a Rodrigo Canabarro proprio nei pressi del punto da cui il numero 28 ha calciato il pallone del 2-2. Qui sbaglia Cuzzolino all'indirizzo di Duarte, la smorfia di Giapa, così è soprannominato Vinicius Omori Duarte. Cambio fuori Cuzzolino, dentro Mauro Canal, cambi volanti nel futsal, ci si passa la pettorina.
quest'oggi arancione per il Pescara, verde per l'Acque Sapone. José Ruiz, Jonas, all'indietro ancora per Canabarro, si alza la pressione di Canal, ora anche di Matirosa. Canabarro di prima verso Murillo, esce bene questa volta Capuozzo, un episodio analogo a quello del gol del 3-2 dell'Acque Sapone. In quella circostanza non è stato esente da colpe il numero 1 del Pescara, che ha completamente mancato il pallone. Poi Sergio Romano ha fatto il resto. Francesco Puma, bordo campo. Hai detto esce bene Capuozzo, ma è uscito bene anche l'Acque Sapone dalla pressione. E infatti non è contento dei suoi colini. Il Pescara lo vorrebbe più aggressivo in fase di non possesso. Un Pescara che aveva sicuramente cominciato meglio dal punto di vista dell'aggressività, poi l'Acque Sapone è uscita da quel time out in cui Ricci aveva detto che in caso di 3-0 sarebbe stato letale, invece che il crollo l'Acque Sapone è risorta trovando tre reti prima dell'intervallo e adesso ha la possibilità di gestire il vantaggio. Un derby per parte finora in questa stagione, 7-1 all'andata per il Pescara, la seconda giornata con 4 gol dello scatenato Matirosa, 5-2 al ritorno neanche un mese fa, 14 gennaio al Palasport Corrado Roma di Montesilvano in favore dell'Acque Sapone Unigros, 7 gol tutti nella ripresa, quest'oggi 5 gol tutti nel primo tempo. Canal verticale per Ghiotti, che poi rinuncia alla corsa anche perché il pallone era evidentemente troppo lungo da raggiungere. Canabarro ci mette il piede, Canal, poi sarà rimessa in favore dell'Acque Sapone che si prende gli applausi dei tifosi. Torna in campo Luca Ian Battista, ex giocatore dell'Intelli Orlandia, l'ultimo club in cui ha militato il giocatore brasiliano che ha già girato il mondo. Qui prova a girare il pallone ma finisce sul soffitto del palacercola, lo ha calciato Rodrigo Canabarro, che però ha dimostrato di avere potenza e precisione come in occasione del gol del 2-2. 4 minuti e 45 se ne sono andati in questo secondo tempo e il Pescara che adesso deve provare a imbastire qualche manovra per sorprendere un'Acque Sapone molto ben messa difensivamente. Canabarro apre a sinistra per Luca Ian, è fondamentale il tocco di Caputo, si morde le mani Luca Ian, in caso di arrivo pulito del pallone avrebbe avuto una prateria davanti a sé per puntare Capuozzo. C'è José Ruiz sul punto di battuta di questa rimessa laterale, ancora il rimorchio di Canabarro, poi Murillo, all'indietro si va da Stefano Mammarella, lancio a cercare Luca Ian, Mammarella quasi disoccupato per il resto del match, se facciamo eccezione per i due gol subiti, sul primo non poteva far nulla, sul destro di Borruto, poi ribadito in rete da Mauro Canal, forse poteva fare qualcosa in più semplicemente rimanendo tra i pali in occasione del 2-0 di Matias Rosa, un pallonetto tenero tenero dall'angolo e la palla che si è infilata lentamente nella porta per il 2-0, poi sovvertito da De Oliveira, Canabarro e Sergio Romano. Eccolo Canabarro, rimpallo sui piedi di Vinicius Duarte, nuovo possesso Pescara, 5-25 giocati. Canal, dall'altra parte c'è Matirosa, preferisce fare tutto da solo, poi la palla rimane lì, l'uscita tempestiva di Stefano Mammarella, portiere che ha iniziato con la palla a mano e da qui si spiega la sua grandissima capacità di usare le mani nel rilancio. Un Mammarella che ha una storia bellissima, aveva iniziato facendo il panettiere, poi pian piano il calcio a 5 è diventato il suo lavoro e la sua fonte di successi a livello mondiale, considerando i 3 Futsal Awards vinti, ovvero il pallone d'oro per quello che riguarda il portiere, il guanto d'oro, stesso guanto d'oro vinto anche nel mondiale del 2012 in Thailandia, miglior portiere del mondiale, con l'Italia arrivò terza con Sergio Romano, che forse segnò il gol più bello della sua carriera proprio nella finale per il terzo posto al mondiale del 2012 contro la Colombia. Un Romano che oggi fino a questo momento è decisivo. Duarte per Borruto, che intanto si è accentrato, la palla che si allaccia poi tra le gambe di José Ruiz favorendo il
rilancio e poi Romano, la conclusione con il destro. Capuozzo non si fida della presa e respinge. Rivediamo qui Sergio Romano che prima guarda il compagno, poi prova la conclusione. Capuozzo non ha problemi a respingere in questo caso il pallone. Bordignon, verticale per Luca Ian, c'erano troppi uomini, ancora Boruto, la puntata, palla che era diretta nello specchio della porta, ma arriva anche la respinta della difesa dell'Acque Sapone. Unigross, rimessa che si incarica di battere Duarte per Caputo, che ribalta dalle parti di Leandro Cuzzolino, punta Sergio Romano e Mancino. Cuzzolino poi è costretto a scaricare verso Caputo, nuovamente Cuzzolino. Boruto deve girarsi su Bordignon, solito duello intanto tra Luca Ian e Caputo. Boruto viene portato fuori rispetto all'area di rigore da Bordignon, poi sarà rimessa in favore del Pescara con Titi Boruto ancora sul punto di battuta. 7 minuti 3 secondi, Pescara meno 1. Pescara che ha un ruolino quasi perfetto in questa stagione, una sconfitta con l'Acque Sapone, per il resto 11 vittorie e 2 pareggi in campionato e 3 successi in Winter Cup, oltre a quello in Supercoppa novembre. Intanto la deviazione, Cuzzolino, Leandro Cuzzolino, 3-3, la palla deviata, Mammarella ingannato, tocca il palo, finisce in porta, 3-3. Diciassettesimo gol stagionale per Leandro Cuzzolino. Rivediamo qui il rimpallo tra Caputo e Romano, poi la palla che rimbalza anche sul piede di Luca Ian, la puntata di Leandro Cuzzolino, una deviazione e nulla da fare per Stefano Mammarella. Bordignon, arriva Duarte in scivolata, partita bellissima qui al Palasport di Cercola. Bordignon a cercare Lima che poi lascia scorrere il pallone. Cuzzolino prova con furbizia a battere la rimessa e anche a ingannare l'arbitro, che invece aveva visto la deviazione. Lima aveva appositamente lasciato scorrere il pallone. Rimessa in favore dell'Acque Sapone con Mammarella verso Gabriel Lima, verticale da De Oliveira, franco bollato in questo caso da Luca Leggero che non gli lascia un centimetro. Lo aveva fatto ieri il Pescara in occasione del gol di tacco di Jader Fornari. Cuzzolino prova ad andarsene a Lima, poi Duarte, ancora la pressione del giocatore in maglia numero 3, classe 1987, da una vita in Italia, capitano della nazionale campione d'Europa, tanti anni anche con l'Asti per Lima, che poi ha scelto la Division d'Honor prima di tornare quest'anno nella nostra Serie A. Serie A che avrà il suo culmine tra maggio e giugno con i playoff scudetto, altra esclusiva di Fox Sports. Leggero di testa, disimpegna verso Cuzzolino, rimessa a Sapone. Ricordiamo ancora una volta il tweet per interagire con noi in diretta, Fox Futsal. Tantissimi messaggi che ci stanno arrivando quest'oggi, giorno della finale della Winter Cup. De Oliveira all'indietro per Bordignon. De Oliveira prova ancora a girarsi, il destro di De Oliveira tentato, Luca Leggero ribatte. Ancora il movimento da pivot classico di De Oliveira. Ci chiedono, la divisione calcio a 5 è gestita dalla LND, non sarebbe più giusto affidarla a una sezione professionistica della FIGC? E quindi noi ne approfittiamo per specificare che il calcio a 5 è uno sport ancora facente parte della Lega Nazionale Dilettanti, ed è anche per questo che il mercato non c'è a gennaio come invece accade nella Serie A del calcio a 11, bensì a dicembre. Dicembre il Pescara ha ripreso Dudu Morgado, che però quest'oggi è in tribuna al pari di Cimanghigno del Ciolito Salas, mentre l'Acque Sapone ha scambiato Brandi con Bordignon con la Luparense e ha preso anche Canabarro e Luca Ian. Qui il fallo di Luca Leggero su De Oliveira, arriva anche l'ammonizione per il numero 3 che se la ride, e quindi dopo 8 minuti e 36 arriva il giallo anche per Leggero.
quarto ammonito di questo match, secondo per il Pescara dopo Vinicius Duarte. Qui rivediamo il fallo, fallo che sembra esserci, forse un po' eccessivo, il cartellino giallo. Francesco Puma da bordo campo. Tutta la panchina non ha gradito questa decisione, è arrivato anche il primo arbitro a dare una mano al terzo ed il primo ha detto il prossimo che protesta esce dal campo. Si è lasciato un po' cadere, il contatto c'è stato con Luca Leggero, fatto sta che l'Acque Sapone può usufruire di una punizione da posizione molto molto interessante. Ci sono Bordignon col sinistro e Gabriel Lima con il destro sul punto di sparo. Canabarro defilato davanti alla panchina di Colini e in angolo vicino al palo sinistro della porta di Capuozzo c'è anche Luca Ian pronto a eventuali deviazioni. Parte Lima, bravissimo Capuozzo, anche perché la palla andava a morire sotto l'incrocio dei pali. Deve essere stato durissimo l'impatto tra il pallone e il portiere del Pescara, lo rivediamo. Un missile quello di Gabriel Lima, bravo, davvero molto bravo in questo caso Antonio Capuozzo, ma deve fare anche molto male una pallonata del genere sul polso di Capuozzo, che però è un guerriero e quindi si rialza al minimo arrivo dei soccorsi dalla panchina. Spray magico e via, pronto per parare ancora per il Pescara. Angolo che si incarica di battere Rodrigo Canabarro, arriva De Oliveira, arriva anche Lima fuori. Palla che attraversa tutto lo specchio della porta e finisce in fallo laterale dall'altra parte. 11 minuti e 20 da giocare, siamo vicini alla metà di questo secondo tempo regolamentare. Borruto prova ad andarsene, trattenuto da Canabarro. Giusto il fallo, giusto anche il cartellino giallo, inevitabile per Canabarro che non fiata e va lentamente in panchina lasciando la pettorina di Sergio Romano e quindi cartellino giallo anche per Canabarro che qui si è fatto beffare da Titi Borruto che al momento della conclusione di sinistro è stato ostacolato fallosamente. Francesco Puma a bordo campo. E qui Forte che è l'allenatore in seconda di Colini, tra l'altro ex capitano della nazionale italiana, ha consigliato a Duarte di calciare direttamente in porta, tant'è che ieri ha anche trovato la via del gol. Un missile quello di Vinicius Duarte, quello che ha sbloccato ieri la semifinale tra il Pescara e la Lollo Caffè Napoli. Va Duarte, questa volta sceglie la soluzione rasoterra, poi Leggero, pallone che rimane lì, c'è forse fallo di Borruto ai danni di Stefano Mammarella. Arriva la carica, arrivano anche i chiarimenti tra Borruto e Mammarella che sono stati compagni di squadra, anche se da questa espressione non sembrerebbe. E quindi sarà calcio di punizione in favore dell'Acqua e Sapone Unigross. Quarto fallo fischiato al Pescara. Qui bravissimo Mammarella con la classica croce del portiere di futsal, utilizzata molto anche dai portieri di calcio, a chiudere lo specchio della porta. Poi l'intervento di Titi Borruto su Stefano Mammarella. Romano. Gabriel Lima, verticale per Murillo, ancora Borruto che comunque ha una velocità per essere in tutte le parti del campo, stavolta però si perde il pallone, ancora Murillo, serie di giochi di prestigio che non portano però gli effetti sperati perché il Pescara è di nuovo in possesso palla, poi avete visto come Capuozzo si è dovuto disimpegnare in fretta del pallone anche perché il portiere con la palla in mano ha soltanto 4 secondi per rilanciare, altrimenti è punizione indiretta dal limite dell'area di rigore. Romano, De Oliveira, sbagliato il passaggio verso Sergio Romano, ne approfittiamo leggendo un altro tweet all'hashtag di Fox Futsal, chiedono facciamo del gossip, Sergio Romano ha una compagna che gioca a futsal, assolutamente sì, fa il portiere, si chiama Daniela Ribeiro, è portoghese, lo scorso anno ha giocato in una squadra di San Donato Milanese, il kickoff, quest'anno è tornata in Sardegna, in provincia di Cagliari, nel Sinnai, campionato femminile che si articola su due gironi di Serie A Elite che poi diventano in seconda fase Gold Round e Silver Round, è un campionato di Serie A. Daniela Ribeiro, uno dei migliori portieri del nostro campionato, compagna di Sergio Romano. Cuzzolino prova il sinistro al volo e palla
ribattuta da Lima. Ancora Cuzzolino, altra deviazione di Gabriel Lima, pallone ancora fuori. Questa volta dovrebbe essere corner in favore del Pescara con Alexandre Ghiotti, 10 minuti e 3 secondi alla metà di questa ripresa. Ricordiamo anche il regolamento: in caso di parità al 40esimo supplementari e poi eventualmente 3 tiri di rigore a squadra. Cuzzolino per Alexandre Ghiotti, fronteggiato da Jonas. Ancora Cuzzolino, si va da Matirosa che prova a prendere posizione su Murilo Ferreira, poi è costretto allo scarico verso Ghiotti, verticale da Cuzzolino. Uno contro uno con Jonas, serie di numeri col sinistro per Cuzzolino che poi vede il taglio di Leggero, molto bravo Mammarella e anche rapido a far ripartire la manovra dell'Acqua e Sapone. Lima prova ad andarsene a Ghiotti che deve stare molto attento anche perché il Pescara ha già 4 falli sul groppone. Numero di Murilo su Matirosa, a cercare De Oliveira, ancora la suolata per Murilo! 4-3, Murilo, Ferreira, Giuliao, alza la torsida dell'Acqua e Sapone che torna in vantaggio, 9 minuti e 20 da giocare, 4-3, batte la mano sul petto, mostra quello che è lo stemma della sua squadra da sempre, Murilo Ferreira, doppietta ieri, gol importantissimo oggi. La suolata a seguire di Giulio De Oliveira, abbiamo visto in una, due giocate tipiche del futsal, la puntata che non lascia scampo ad Antonio Capuozzo, 4-3, Murilo, Ferreira, Giuliao. E adesso vediamo il Pescara come reagisce con Matirosa che guadagna comunque la rimessa laterale, Canal verticale per Luca Leggero, ancora rimessa Pescara. Cuzzolino a sinistra per Matirosa, ancora uno contro uno con Murilo che gli toglie il pallone, chiaramente on fire Murilo Ferreira in questo caso dopo il gol del 4-3. Verticale Mammarella per De Oliveira, partita che sta diventando bellissima ancor più di quello che è successo nel primo tempo. Rosa, c'è Leggero sulla linea di passaggio, può toccare in questo caso il pallone Antonio Capuozzo che va a rilanciare dalle parti di Leggero, Mammarella la blocca senza alcun problema. José Ruiz, De Oliveira verso Jonas Pinto, ancora Giulio De Oliveira che cerca l'arrivo di Jonas, dall'altra parte c'è José Ruiz, Jonas ci prova, De Oliveira stava uscendo, Jonas no, ha provato il destro, Francesco Puma da bordo campo. Intanto Borruto poco prima di uscire ha preso una botta sul piede sinistro, in questo momento bomboletta spray per lui, vediamo se sarà in grado di rientrare, non credo dovrebbero esserci problemi. Ancora Lima, tutto regolare, pallone per José Ruiz che nel frattempo aveva tagliato sull'altro palo. Rimessa Pescara, 8 minuti e 4 secondi, Pescara a meno 1, qui rivediamo Gabriel Lima che aveva cercato proprio José Ruiz sul versante destro. Duarte, non c'è fallo dello spagnolo. Cuzzolino per Duarte, non gli lascia neanche un millimetro José Ruiz. Cuzzolino adesso uno contro uno con Cannavaro, se ne va Cuzzolino, poi il tocco per Duarte, poteva anche calciare con il sinistro, il giocatore argentino invece sceglie ancora la soluzione per Duarte, ha davanti a sé un'ombra, si chiama José Ruiz. Calcio d'angolo in favore del Pescara, è tornato in campo anche Rodrigo Cannavaro, anche lui ha una compagna calciatrice, gioca a futsal, gioca a Pescara. Cuzzolino, si va da Mauro Canal, uno contro uno con Cannavaro che para il destro di Canal. Cuzzolino alla rimessa laterale, c'è Cannavaro davanti a sé, Caputo ancora per Cuzzolino, potrebbe anche calciare lì col sinistro, palo esterno e brivido per l'Acqua e Sapone. Unigros ancora dal sinistro di Leandro Cuzzolino, Francesco Puma da bordo campo. Zoppica in questo momento Borruto ma è pronto a rientrare nonostante abbia detto a Colini mi fa male. Cannavaro per Jonas, verticale da Luca Ian, fa scorrere Caputo, solito
duello uno contro uno sia in fase difensiva che offensiva tra i due giocatori. Mauro Canal, cerchio di centrocampo all'indietro per Duarte, poi ancora Riccardo Caputo, nuovamente Duarte, ancora Canal, Pescara che ora deve per forza di cose fare la partita, mentre l'Acqua e Sapone aspetta nella sua metà campo pronta a colpire in contropiede. Duarte per Cuzzolino che sbaglia l'aggancio e regala un possesso all'Acqua e Sapone. Fox Futsal, ci chiedono chi è il Messi del Futsal e qual è la squadra più forte del mondo. Il Messi del Futsal si chiama Alessandro Rosa Vieira, per tutti Falcao, a giugno compirà 40 anni e qualcuno ha avuto la fortuna di vederlo ad Asti non più tardi di 15 giorni fa. Un evento benefico organizzato dall'Orange Futsal per raccogliere fondi per i terremotati di Norcia. Falcao lo vedete su tutti i motori di ricerca video. Cuzzolino, paramammarella. Falcao, brasiliano, fenomeno assoluto, un giocoliere in campo. Duarte per Cuzzolino, venendo invece al futsal europeo, Riccardo Felipe da Silva Braga per tutti, Riccardinho portoghese, altro funambolo del calcio a 5. L'Italia se lo è trovato di fronte in quella che forse nella storia recente, al di là dei trofei vinti, è la partita storica del futsal della nazionale, il quarto di finale del mondiale di Thailandia nel 2012, quando l'Italia era sotto 3-0 a Bangkok con tripletta di Riccardinho, 4-3 vittoria azzurra ai supplementari, azzurri in lacrime nella zona mista del palazzetto di Bangkok, immagini davvero stoiche. Qui invece il fallo di Luca Ian su Vinicius Duarte, terzo fallo a questa pone. Ci chiedono perché qui c'è il tempo effettivo e invece nel professionismo no. Noi invece rispondiamo dicendo che una delle caratteristiche del calcio a 5 è proprio quella del tempo effettivo. 20 minuti per ogni periodo di gioco. Qui potrebbero essercene altri due da 5 minuti ciascuno in caso di parità. Parità che ieri non era contemplata con i supplementari, direttamente con i calci di rigore, e quindi vediamo se l'Acqua e Sapone in questi 6 minuti e 13 che mancano riuscirà a conservare questo vantaggio preziosissimo firmato da Murilo Ferreira Giuliao. Calcio di punizione che si incarica di battere Vinicius Omori Duarte. C'è solo Jonas in panchina, in barriera, Canabaro sul palo. Cuzzolino col sinistro, pallone che frantuma la traversa. Un'altra dimostrazione di quanto Leandro Cuzzolino abbia la dinamite nel sinistro. Qui suolata, sinistro, palla sulla traversa che ancora trema. Bordignon, verticale ancora per Luca Ian nella sua metà campo, portato fuori. Pallone a lato, non c'è fallo, la palla è semplicemente uscita. Francesco Puma da bordo campo. E intanto Borruto si è rimesso seduto, dunque potrebbe anche non tornare in campo. Vediamo cosa succede. Un TT Borruto che nel giorno in cui l'Acqua e Sapone vinse la Coppa Italia nel 2014, Borruto giocava in nerazzurro, si ruppe il legamento crociato, fu portato in braccio sul palco della premiazione. Borruto che ha sofferto tantissimo, problemi alle ginocchia, ma come avete visto sia ieri sera che oggi ne è uscito alla grande. Ancora una volta Francesco Puma. Cuzzolino ha indossato la maglia da portiere di movimento, quindi tra poco Colini potrebbe inserirlo e anche chiedere un time out. Jonas sbatte sul petto di Capuozzo. Ora quando il Pescara tornerà in possesso palla forse potrebbe esserci il time out, che si può chiamare soltanto con il proprio possesso del pallone. Vedremo un'altra soluzione, quella del portiere di movimento. Bordignon, deviazione di Duarte, evidente almeno dalla nostra postazione. In questo caso gli arbitri non assegnano il calcio d'angolo che da qui sembrava sacrosanto. Pescara che manovra ma perde ancora il pallone, poca lucidità forse nei giocatori in maglia rossa, considerando anche il diverso sforzo sostenuto ieri dall'Acqua e Sapone che ha vinto 6-1 la propria semifinale tirando il freno a mano negli ultimi minuti, mentre il Pescara ha dovuto sudarsi la qualificazione contro la Lollo Caffè Napoli. Luca Ian, destro potentissimo, Capuozzo respinge, poi Duarte forse prende anche un colpo al volto, si avvicina alla balaustra, non sanguina il naso però fa comunque male. Vediamo se adesso è già il momento del portiere di movimento. Rivediamo il destro di Luca Ian, la parata di Antonio Capuozzo, poi anzi un calcio chiaramente involontario nel tentativo di colpire il pallone di Jonas Pinto. Sono stati compagni di squadra i due giocatori. Duarte verticale per Mauro Canal, più veloce di Canabarro che poi rinviene
alla stragrande. E quindi ecco il portiere di movimento, lo spieghiamo rapidamente. È un giocatore che indossa la maglia del portiere, fa a tutti gli effetti il portiere, ma ai piedi di un giocatore di movimento. Quindi in questo caso l'Acqua e Sapone dovrà difendere una situazione di inferiorità numerica. 5-25, saranno lunghissimi. Eccolo Cuzzolino, che chiaramente può giocare liberamente il pallone nella metà campo avversaria, mentre nella propria metà campo ha soltanto 4 secondi per tenere la sfera tra i suoi piedi. Duarte all'indietro per Mauro Canal, ancora Duarte, difende 2-2 molto bassa, 10 metri l'Acqua e Sapone, che deve ovviamente avere grande pazienza e grande attenzione nel coprire ogni spazio. Canal ancora verso Vinicius Duarte, nuovamente Canal, ora Cuzzolino, in angolo c'è Leggero, all'indietro interviene molto bene Andrei Bordignon. Cuzzolino, ancora Canal, Pescara che non accelera, cerca l'attimo fuggente, ma l'Acqua e Sapone è disposta lì e aspetta. 4:40, Cuzzolino potrebbe anche calciare col sinistro, sceglie il tocco corto per Canal, ancora Cuzzolino, si va da Leggero, Lima chiama la difesa, chiama la prima linea, poi Duarte davanti alla panchina dell'Acqua e Sapone, all'indietro ancora per Mauro Canal, Cuzzolino, Canal, Pescara che non trova spazi per calciare, vediamo se lo trova ora Duarte, sbaglia, ovviamente la porta è vuota. Questi sono gli effetti del portiere di movimento. L'Acqua e Sapone potrebbe pescare il jolly dalla sua metà campo, ora alza la pressione, poi torna velocissimamente nei suoi blocchi. Canal, 4 minuti da giocare, Cuzzolino, Duarte, lo scarico per Leggero, la puntata Mammarella, questa volta è provvidenziale, poi il sinistro tentato da Sergio Romano che ha sfiorato la doppietta, pallone che però è uscito di molto rispetto alla linea e alla porta di Capuozzo, che resta fuori, si gioca ancora con Cuzzolino, fischio degli arbitri, vediamo cosa è accaduto, semplicemente nulla, si ricomincia dal fondo con Cuzzolino che ha messo in movimento Matirosa, ovviamente con le mani, Cuzzolino non può avere la precisione di Antonio Capuozzo, comunque il Pescara riesce a guadagnare una rimessa in zona d'attacco quando mancano 3 minuti e 49 alla fine di questa appassionante e avvincente finale di Winter Cup. Cuzzolino verso Vinicius Duarte, questa volta il portiere di movimento fa anche l'ultimo, ancora Cuzzolino, Duarte verso Matirosa in angolo da Canal, Mammarella ancora muro, Matirosa, deviazione di Mudi, Romano che esulta quasi come avesse segnato, è corner per il Pescara. Ora c'è il time out chiamato da Fulvio Colini, si riprenderà con l'angolo per la squadra in maglia rossa, andiamo a sentire proprio quello che ha da dire Colini. Non posso. Farci sentire il time out, vedremo i segreti di Fulvio Colini, cercheremo di capirli, non ha voluto avvicinare il microfono, poi magari ce lo faremo raccontare da qualcuno a fine partita. Andiamo da Antonio Ricci. Porta la palla e viene qua, cerca di mantenere la linea. Bravo, ma se guardi la possibilità è destra. È uguale, fa niente, stringiamo un po' di più di qua, no? Stringiamo un pochino di più. Non fa falta che questo giocatore è talo lontano. Deve stare qua, la palla dopo arriva. Vale. Oh, però siamo bene, bene. Ascolta, però una volta che lui da qua e gira di nuovo, tu recupera sempre. Sempre. Siamo benissimo nella marcatura, raga, benissimo. Raga, poi fa su gol. Sì, però guarda, e dunque, grazie ad Antonio Ricci per averci aperto le porte del timeout. Non ringraziamo in questo caso Fulvio Colini, considerando che avrà studiato in maniera segreta il suo timeout. Ovviamente il Pescara deve rimontare, adesso studieremo, vedremo quello che avrà studiato Fulvio Colini in questo time out, 3 minuti e 29, appena inquadrato il presidente della divisione calcio a 5 Andrea Montemurro, che oggi consegnerà il suo primo trofeo maschile da presidente, elezioni dello scorso dicembre. Cuzzolino verso Canal, poi ancora una volta Cuzzolino, ancora nuovamente Canal, all'indietro dal numero 17 argentino, Duarte, Matirosa all'indietro per Duarte, pallone imbucato, José Ruiz allontana, ma saranno una 3 minuti e 10 di grande sofferenza per l'Acqua e Sapone. Duarte, Canal, ancora una volta Vinicius Duarte,
Pescara che insiste ma non trova sbocchi, Cuzzolino, ancora Luca Leggero, poi Cuzzolino che qui può giocare liberamente il pallone essendo nella metà campo avversaria, mentre gli è concesso un solo tocco nella propria metà campo. Duarte apre per Mauro Canal, all'indietro ancora per il numero 8, l'Acqua e Sapone sta giocando a perfezione questa difesa col portiere di movimento. Canal prova il destro ribattuto, altra esultanza da bomber per Sergio Romano. 2 minuti e 26 saranno lunghissimi, i più lunghi della storia recentissima dell'Acqua e Sapone, che ricordiamo non vince un trofeo dall'11 novembre del 2014. Supercoppa vinta 6-1 al Pala Bruel di Bassano del Grappa. Li hanno contati oggi gli abruzzesi, 27 mesi, sono lunghi. Canal verso Duarte, ancora Mauro Canal, Pescara che non sta riuscendo a trovare gli sbocchi, Acqua e Sapone disposta perfettamente. Canal ancora per Cuzzolino, verticale da Vinicius Duarte, ancora Canali, fischi del palacercola, Duarte ancora una volta, Romano che si sta sostituendo a Stefano Mammarella, 120 secondi per le speranze del Pescara e per la sofferenza di Antonio Ricci. Cuzzolino chiama a sé i compagni, poi gestisce ancora il possesso del pallone, Duarte, nuovamente Leandro Cuzzolino, ancora Canal, all'indietro per Cuzzolino, ancora Duarte in angolo sinistro, si torna da Luca Leggero, possesso di palla infinito del Pescara, poi Duarte col sinistro, questa volta è Andrei Bordignon a urlare in faccia all'avversario. 93 secondi separano l'Acqua e Sapone dalla prima Winter Cup della sua storia. Duarte al calcio d'angolo, staccatissimo Mauro Canal, ancora portiere di movimento, non potrebbe essere altrimenti. Cuzzolino per Canal, ancora Vinicius Duarte, nuovamente Canal, 1:20, il tempo scorre inesorabile, la porta è vuota, Gabriel Lima col sinistro fa 5-3, esultanza da Fabrizio Ravanelli, ma questo è semplicemente GL3, Gabriel Lima più 2 a quel Sapone, e questa rischia di essere una pietra tombale sulla Winter Cup 2017. Ha pescato il jolly Gabriel Lima a 75 secondi dalla fine, rivediamo qui l'intercetto, l'errore nella circolazione del pallone, e questi sono i rischi che si prende chi gioca col portiere di movimento. Più 2 a quel Sapone, Gabriel Lima. Cuzzolino, ultimi 60, si alza la torsida nerazzurra, Duarte, pallone nel centro, ancora portiere di movimento, ancora porta vuota, rimessa per l'Acqua e Sapone, rimane Cuzzolino in campo, non c'è il portiere, ora è all'Acqua e Sapone a poter giocare col cronometro. L'anticipo di Leggero che scuote il capo, non è ancora un segnale di resa perché attenzione, 48 secondi e un decimo nel futsal sono un'infinità. Ma l'Acqua e Sapone ha firmato un allungo molto molto importante con Gabriel Lima. Bordignon per De Oliveira di testa, c'è Cuzzolino ancora in porta che questa volta si oppone bene, poi riparte velocissimo, non c'è il fallo di Murillo, siamo 4-4 nel conto dei falli, ne possono spendere ancora uno a testa prima di andare al tiro libero, 36 secondi. Canal per Titi Borruto, ancora Canal, Cuzzolino al centro per Duarte, ha lasciato scorrere Borruto, all'indietro ancora Mauro Canal, Cuzzolino potrebbe anche calciare, la palla rimane lì e arriva il fallo in attacco, poi forse anche un calcetto di Duarte, Borruto è nervosissimo con Gabriel Lima, si prende il cartellino giallo. Titi Borruto che ha ancora qualcosa da ridire con il giocatore in maglia numero 3, si erano beccati negli ultimissimi istanti, è anche vero che è molto difficile litigare con un giocatore come Gabriel Lima, ma capiamo anche il nervosismo di un giocatore come Titi Borruto che adesso si allontana. Quinto fallo segnalato dagli arbitri, ancora una volta discussioni tra Lima e Borruto, nervosissimo il Cobra in maglia numero 9. Pescara che sta rischiando di pagare a carissimo prezzo la seconda sconfitta stagionale, la bestia nera di Fulvio Colini e proprio il suo allievo Antonio Ricci, insieme hanno vinto lo scudetto 2010 col Montesilvano, la UEFA Futsal Cup 2011 sempre con l'altro club storico abruzzese,
adesso Antonio Ricci è vicino al trionfo con l'acqua e sapone, presa al quart'ultimo posto a novembre e portata a metà febbraio senza sconfitte. De Oliveira, 17 secondi, prova a congelare il pallone, arriva Canal. Mancano 14 secondi, ora serve davvero un miracolo sportivo al Pescara. Murillo all'indietro per Bordignon, corrono velocemente, segnale di resa forse no. Mammarella lancia lunghissimo, c'è Cuzzolino, la partita è quasi finita, 5 secondi, non c'è più il tempo per il Pescara, ancora Cuzzolino, prova il sinistro, suona la sirena, l'acqua e sapone vince la Winter Cup 2017. Fa il segno della pancia Stefano Mammarella, dedicato alla moglie incinta del secondo figlio, ma tante dediche per tutti i giocatori dell'acqua e sapone. Mammarella corre ad abbracciare Casassa, Borruto corre a farsi giustizia da solo, lo portano via i giocatori del Pescara, ma è l'acqua e sapone a trionfare in questa Winter Cup 2017. Arriva anche il direttore sportivo Matteo Iannascoli, molto nervosismo in questo finale. Quello che conta è che l'acqua e sapone solleverà per la prima volta la Winter Cup dopo la Coppa Italia 2014, dopo la Supercoppa, sempre nel 2014. Ecco la Winter Cup, grazie al 5-3 si avvicinano alla balaustra tutti i tifosi nerazzurri. È un giorno di grande festa per il club del presidente Marco Fiore e della famiglia Barbarossa, che torna a esultare 27 mesi dopo l'ultimo trofeo vinto a Bassano del Grappa. Ancora chiarimenti tra Mammarella e Borruto, sembra essersi calmato il numero 9. Comunque questo sarà uno dei duelli più avvincenti di tutta la stagione, che noi seguiremo su Fox Sports per quello che riguarda i main events della stagione del calcio a 5. Winter Cup, poi Final 8 di Coppa Italia e poi playoff scudetto, tutti in HD sul 204. Esulta l'acqua e sapone, ancora nervosismo in campo. Vi lasciamo qualche istante con la festa dell'acqua e sapone, perché vale la pena viverla in audio ambiente, in real time, quello che sta succedendo in campo con la festa scatenata. Antonio Ricci sembra quello più composto, ma dentro di sé avrà una gioia indescrivibile. L'11 novembre, proprio al Pala Cercola, il 7-6 della Lollo Caffè Napoli sull'acqua e sapone aveva decretato il punto più basso della stagione dell'acqua e sapone. L'esonero di Juan Francisco Fuentes, la chiamata di Antonio Ricci che aumenta a 12 i risultati utili consecutivi, 11 vittorie e un pareggio. Non credo ci sia un trofeo e un trionfo più meritato. Scene di grande gioia, anche José Ruiz, uno che ha vinto tantissimo in carriera, che a 33 anni è venuto dopo aver trionfato all'Europeo con la Spagna, che esulta qui sul parquet di Cercola. Si abbraccia anche Luca Ian, si abbraccia Canabarro, loro due sono arrivati a dicembre in tempo per vivere tutta la Winter Cup, prima la vittoria sul Real Rieti, poi il pareggio contro il Caos Futsal, che comunque è bastato all'acqua e sapone, meglio piazzata al termine della prima fase, e poi il resto è storia recente, il 6-1 di ieri nella semifinale contro la Luparense e oggi il 5-3 al Pescara in un derby comunque bellissimo, un po' di nervosismo, però è stata una grande partita che i nostri telespettatori hanno gradito sicuramente. Ci avete scritto in tanti all'hashtag Fox Futsal qui in diretta, abbiamo risposto a qualche domanda sul regolamento, sulla storia di questo sport, sulle stelle di questo sport, moltissime le avete viste in campo in questi due giorni su Fox di Winter Cup, che è soltanto il primo dei trofei che vedremo assegnare in questa lunga stagione. Stiamo per sentire i primi protagonisti di questo trionfo dell'acqua e sapone e andiamo allora subito da quello che ha realizzato il gol che di fatto ha chiuso le speranze del Pescara. Lo abbiamo chiamato GL3, Gabriel Lima con Francesco Puma. Gabriel Lima, subito una battuta, ma ci vedevi esultando con la maglia così? No, vabbè, io credo che è giusto, perché è un premio
Noi sappiamo tutti com'è andata l'inizio del campionato e abbiamo fatto uno sforzo incredibile con l'arrivo anche dei ragazzi. Ognuno si è messo a disposizione della squadra, quindi adesso sfruttiamo sto premio. L'8 novembre avete toccato il punto più basso della vostra stagione proprio qui al Palacercola di Napoli. L'avresti mai detto che avreste vinto la Winter Cup? Vinto non avrei detto, però avrei detto che questo gruppo sarebbe uscito con la testa alta, perché il nostro merito è stato sempre tutti i giorni in allenamento, non creare problemi tra di noi, essere tranquilli. Noi sapevamo che il lavoro fatto era buono anche con Mr. Fuentes e poi adesso con Mr. Ricci. Il gruppo è perfetto, i ragazzi sono incredibili, quello è il più importante. Ecco, hai parlato di Ricci, una cosa che ha cambiato, la cosa che ha fatto la differenza con Ricci in panchina? No, io credo che è stata una forza in più nel senso della difesa. Noi ci siamo resi conto che i risultati alla fine è tutto, anche se il lavoro fatto era buono, ma i risultati vogliono dire tutto. Quindi la difesa credo che sia adesso la nostra differenza. Vai a festeggiare, grazie a Gabriel Lima. Marco, l'8 febbraio porta bene a Vista, arriva tutta l'acqua e sapone e si va a prendere i festeggiamenti in primissimo piano, dicevamo dell'8 febbraio nel 2014 per Mammarella, per Lima, per Murilo Ferreira. Fu una giornata trionfale, ma lo fu per tutta l'Italia del futsal, campione d'Europa. 3 anni dopo, esatti, l'8 febbraio 2017, l'acqua e sapone alzerà al cielo il suo terzo trofeo. Manca soltanto lo scudetto, ci proverà fino alla fine, anche perché la squadra, la famiglia Barbarossa l'ha costruita per vincere, anche a costo di esonerare un tecnico arrivato da una semifinale scudetto dopo aver eliminato proprio il Pescara. E quindi via Juan Francisco Fuentes, dentro Antonio Ricci, e Antonio Ricci ha tirato fuori quello che state vedendo questa sera, la festa al Palasport di Cercola e 12 risultati utili consecutivi, 11 vittorie e un pareggio ininfluente per la qualificazione alla Final Four di Winter Cup. Ancora Francesco Puma con l'artefice di tutto questo, Antonio Ricci. Eh già, l'artefice di tutto questo, Antonio, cosa hai combinato a questa pone? No, la squadra, lo dico da sempre, dall'inizio, la squadra. Ho la fortuna di allenare una squadra veramente forte, difficile farla più forte di così. Ho trovato un gruppo disponibilissimo e questo mi ha aiutato a lavorare bene. Lima ci ha appena detto che il cambiamento più grande che hai fatto è quello nella fase difensiva, adesso non si passa da quelle parti, sei d'accordo anche tu? No, è vero, diciamo più che sulla fase difensiva, su un discorso di equilibrio in generale. E questo naturalmente ha dato vittoria dopo vittoria, tranquillità alla squadra, e naturalmente adesso, meno male, abbiamo raccolto il primo frutto, speriamo che è il primo. 2 volte il derby in poche settimane, che emozione ti fa? Oggi sapevo che sarebbe stato ancora più difficile, perché comunque ti giochi un titolo. L'emozione è tanta, insomma, dall'altra parte c'ho tante persone che comunque condivido momenti d'amicizia, quindi credo che anche loro saranno contenti, almeno a livello personale, che da questa parte ci sono io ad aver vinto. Grazie Marco. Antonio Ricci, che ha cercato di mantenere un aplomb, ma avrà tantissima emozione dentro di lui. Abbiamo visto i giocatori dell'Acqua e Sapone che hanno fatto cerchio attorno al figlio di Luca Ian, che adesso si sta esibendo in un balletto bellissimo. Luca Ian, che è arrivato in Italia a dicembre, come è tornato Rodrigo Canabarro e come è tornato anche in Abruzzo Andrei Bordignon. Inizia la premiazione partendo dai direttori di gara: Dario Pezzuto di Lecce, Lorenzo Cursi di Iesi, Giovanni Beneduce di Nola e il cronoman Salvatore Minichini della sezione di Ercolano. Arriva lentamente anche il Pescara, sicuramente deluso, si aspettava di alzare per la prima volta la Winter Cup, sperava di farlo anche Fulvio Colini, che ha vinto tutto tranne la Winter Cup, e invece l'appuntamento dovrà essere per il prossimo anno, anche perché quest'anno la Winter Cup va in Abruzzo ma gira per Città Sant'Angelo.
il vicepresidente della divisione calcio a 5 Vittorio Zizzari e il vicepresidente vicario Andrea Farabini consegnano le medaglie d'argento alla seconda squadra classificata, il Pescara, che sicuramente si rimboccherà le maniche già domenica alle ore 18 al Palamalfatti di Rieti, proverà a tornare con la testa al campionato, campionato che vede comunque gli abruzzesi al comando saldamente primo posto, mentre l'Acqua e Sapone, con la sconfitta del Napoli venerdì scorso sul campo del Latina, ha guadagnato una posizione, ora è al terzo posto, la Luparenza è seconda e domenica al Pala Roma, oltre alle celebrazioni per la Winter Cup, c'è anche Acqua e Sapone, Luparenza, dunque subito la rivincita per la squadra di David Marin, ieri battuta 6-1 nella prima semifinale, mentre il Pescara, che ha vinto 4-3 contro la Lollo Caffè Napoli, quest'oggi si è arresa 5-3 all'Acqua e Sapone. Un derby che si è concluso quasi come quello del 14 gennaio, quel giorno finì 5-2, quest'oggi il Pescara ha segnato un gol in più, ma la sostanza non cambia, siamo 2-1 nel conto dei derby per l'Acqua e Sapone, chissà che non ce ne saranno altri da qui alla fine della stagione. Può capitare nella Final Eight di Coppa Italia, può capitare nei playoff scudetto, è già successo in passato di trovare le due abruzzesi una di fronte all'altra, palazzetti strapieni, quest'anno c'è il plus di Fox Sports. E ora tocca alla premiazione dell'Acqua e Sapone Unigross, vincitrice della Winter Cup, ovviamente tutti i dirigenti sono corsi in campo ad abbracciare i protagonisti, 12 protagonisti di questa vittoria, di questo trionfo, un'Acqua e Sapone che non vinceva da 27 mesi un trofeo, e quindi l'astinenza è finita e si corre tutti in campo a prendere la medaglia, a prendere le coppe, a festeggiare, a scattarsi selfie, a fare qualsiasi cosa che faccia rimanere questa giornata per sempre nella memoria del club, che inizialmente si chiamava soltanto Marina Città Sant'Angelo, poi è diventato Acqua e Sapone e adesso è tutto pronto per la premiazione, per l'incoronazione che arriva direttamente dalle mani del presidente della divisione calcio a 5 della FIGC, Andrea Montemurro, che consegnerà, dopo aver consegnato al Montesilvano femminile il suo primo trofeo da presidente, quest'oggi farà lo stesso con il maschile, ancora una volta con una squadra abruzzese e ancora una volta con una squadra che gioca le sue gare casalinghe al Palasport Corrado Roma di Montesilvano. C'è anche Zanella in campo sul palco, Zanella tenuto fuori sia ieri in semifinale che oggi in finale, ci sono tutti i protagonisti di questo trionfo, adesso si attende soltanto la medaglia a Capitan Murilo Ferreira e poi la coppa che il giocatore alzerà 3 anni dopo, lo ripetiamo, il trionfo all'europeo, segnarono sia Lima che Murilo, anche giochi pirotecnici qui a Napoli al Palasport di Cercola, è tutto pronto per l'incoronazione dell'Acqua e Sapone, calano le luci e quindi un attimo di audio ambiente e poi Murilo con la coppa. Si alzano i fuochi tricolori, poi quelli rossi, ma Cercola questa sera è nerazzurra perché vince l'Acqua e Sapone Unigross con il presidente Andrea Montemurro che consegna la coppa, consegna la Winter Cup nelle mani di Murilo Ferreira, che aveva già sollevato la Coppa Italia e la Supercoppa nel 2014 e ora la Winter Cup sulle note di We Are The Champions, dei Queen. Eccolo qui Murilo ed eccolo qua il trionfo dell'Acqua e Sapone Unigross. Una gioia indescrivibile questa sera qui a Cercola, hanno fatto bene i tantissimi tifosi dell'Acqua e Sapone a prendere le macchine, a salire su un pullman e a raggiungere Cercola, c'era un derby da giocare, c'era un derby da vincere e per la seconda volta in meno di un mese Antonio Ricci ha fatto lo scacco matto al suo maestro Fulvio Polini, 5-3, Acqua e Sapone in trionfo. Classiche foto di rito che tra qualche giorno saranno nella sede dell'Acqua e Sapone, faranno compagnia alla Coppa Italia vinta al Pala Giovanni Paolo II di Pescara e alla Supercoppa vinta al Pala Bruel di Bassano. Acqua e Sapone che ancora deve alzare uno trofeo nel suo palazzetto, ci proverà, ci era quasi riuscita in gara 5 della finale scudetto nel giugno 2014, ma è comunque
un successo di inestimabile importanza, specialmente per quello che era stata l'Acqua e Sapone nel primo mese di campionato. Un'Acqua e Sapone incapace di dare una svolta dal punto di vista tecnico. Lo ha fatto la società con il cambio di allenatore, ha chiamato un tecnico di Latina ma che ormai è trapiantato alla famiglia Montesilvano ed ormai è un montesilvanese adottato. Lo ha chiamato a prendere in mano una realtà che conosceva benissimo nonostante non l'avesse mai allenata, e questo è il risultato: coriandole a terra, Coppa Murilo, Winter Cup all'Acqua e Sapone. Una cosa impensabile, ripeto, fino a 3 mesi fa, lo ha detto anche Gabriel Lima, che non si aspettava di vincerla, ma si aspettava comunque una reazione di questa squadra che aveva i numeri, aveva i giocatori per fare grandi cose. Non lo aveva fatto nel primo mese di campionato, lo ha fatto con gli interessi negli ultimi 3 e adesso promette di farlo ancora. Noi ringraziamo tutti per averci seguiti e per averci accompagnati in questa serata e in questa 2 giorni splendida su Fox Sports. L'invito è a continuare a seguire il futsal, innamoratevi del futsal. Noi torneremo alla fine di marzo con la Final 8 di Coppa Italia, con il Pescara e con l'Acqua e Sapone. Torneremo anche a maggio con i playoff scudetto. Il grandissimo futsal è solo su Fox Sports, e quindi innamoratevi del futsal, lo ripeto, perché il futsal è uno sport bellissimo e può soltanto regalarvi gare emozionanti come quella che avete visto stasera con l'Acqua e Sapone che, lo ripeto, ha battuto 5-3 il Pescara e ha alzato la 4ª edizione della Winter Cup. Grazie a Peppe Di Giovanni per il coordinamento, grazie a Francesco Puma per il contributo a bordo campo, grazie da Marco Calabresi per averci seguiti e alla prossima, sempre su Fox Futsal.